Siamo con Don Gianmatteo Caputo, direttore dell'Ufficio per la Pastorale del Turismo e Beni Culturali. Buongiorno Don Caputo. Patriarcato di Venezia e Turismo, cosa significa questo binomio? Per la Chiesa veneziana il rapporto fra il turismo e l'attività pastorale svolta dalla comunità dei credenti ha un significato importante, in quanto significa avere l'opportunità, da un lato, di svolgere un compito di carità, che è quello di accoglienza dei turisti, dall'altro quello di poter incontrare l'altro. In fondo, in questo ambito noi ci ritroviamo a svolgere un servizio che ci consente di conoscere il prossimo secondo lo stile evangelico. E quindi per questo aspetto ogni servizio, ogni attività, ogni iniziativa che la diocesi propone nei confronti dei turisti diventa occasione di incontro con le culture, incontro con le persone, con i mondi che a Venezia giungono, e ci consente anche di realizzare quella opportunità che Venezia dà in maniera privilegiata di trasformarla in crocevia delle culture, come l'aveva definita già Giovanni Paolo II, dove la ricchezza della condivisione diventa ricchezza di comunione. Quali iniziative e quali attività la Chiesa veneziana realizza per gli ospiti di questa città? Le iniziative sono tante, però prima delle iniziative mi preme sottolineare che uno dei compiti che la Chiesa veneziana si è posta innanzitutto è stato quello di scegliere, di cercare in qualche modo di collaborare ad una formazione degli operatori. Ci sono diverse iniziative che noi svolgiamo soprattutto nei confronti di coloro che hanno il compito dell'accoglienza nelle nostre chiese, come negli itinerari di tipo culturale o spirituale che proponiamo in città. Pertanto abbiamo scelto sin dall'inizio di formare le persone soprattutto a comprendere che la gran parte del nostro patrimonio, essendo nata per ragioni di culto, ha un significato particolare che non può fermarsi alla mera valorizzazione degli aspetti artistici o storici. E per questo motivo quindi cerchiamo di formare degli operatori che possano svolgere un compito di mediazione culturale, soprattutto verso i tanti visitatori che non sono cristiani. In questo senso l'attività di formazione si concretizza in corsi, conferenze, iniziative che cercano appunto di offrire l'opportunità a tutti di scoprire quei contenuti nascosti che non sono nelle linee, nelle forme, nei colori, nello stile che è rappresentato dal nostro patrimonio storico-artistico, ma che sono nel messaggio che vi è contenuto. Al di là di questo, poi i diversi operatori svolgono attività diverse. Pensate per esempio alla opportunità straordinaria di sapere che la nostra Basilica di San Marco è luogo e meta di un numero straordinario di visitatori, e rispetto ai 10 milioni di visitatori che vengono valutati ogni anno, che passano per le porte di San Marco, noi cerchiamo di aprire anche la porta della comprensione del mistero dei mosaici di San Marco, accompagnando gratuitamente oltre 10.000 persone l'anno nell'arco dell'autunno, inverno e altrettanti d'estate, per offrire loro l'opportunità di comprendere ciò che vedono. Venezia, atmosfera spirituale e luoghi sacri per eccellenza. Cosa suggerisce al turista per apprezzare tutto ciò? Di non fermarsi alla superficie di ciò che vedono e di non scegliere i soliti itinerari e i soliti capolavori. La nostra città è intrisa di una storia fatta di fede e di testimonianze di fede, che noi cerchiamo di valorizzare offrendo delle opportunità di percorsi anche innovativi, non tanto nella sostanza quanto nella modalità. Venezia viene attraversata già oggi da turismo di nicchia, cioè che cerca in città aspetti particolari che riguardano appunto il suo patrimonio artistico o piuttosto le iniziative che la città stessa offre e ospita, talvolta come vetrina, talvolta purtroppo come vetrina. Ma il nostro impegno è stato quello in questi anni di cercare di offrire delle occasioni per cui
anche l'arte contemporanea della Biennale diventa un modo diverso per entrare in una chiesa e vedere magari come un artista contemporaneo può dialogare con gli spazi di culto che abbiamo ricevuto dal passato e offrire una proposta alternativa. Allo stesso modo abbiamo proposto durante l'estate e continueremo a proporre anche in futuro percorsi sul mosaico che portano da Venezia a Murano fino alla Basilica di Santa Maria Assunta di Torcello. Proponiamo di vedere tesori nascosti che sono a due passi da San Marco, come il Museo Diocesano dove ci troviamo, che spesso non viene considerato a sufficienza quale prezioso capolavoro dal punto di vista anche architettonico, oltre che dell'offerta culturale delle opere che sono presenti. Offriamo anche la possibilità di riscoprire dei percorsi che siano autenticamente religiosi, in questo senso non ci si riflette mai abbastanza. Venezia è visitata anche da molti gruppi di pellegrini, che magari vengono dall'est, che compiono dei percorsi assolutamente diversi rispetto a quelli tradizionali, alla ricerca di reliquie, di santi che provengono appunto dall'est, oppure alla ricerca di icone, di testimonianze di fede che sono più vicine alla loro sensibilità. Benedetto XVI da poco a Venezia, quale il significato per il nostro territorio? E la visita del Papa ha rappresentato un momento singolare per la città. Da un lato perché ci si è resi conto che la nostra città può ospitare eventi nei quali gli aspetti organizzativi non diventano una chiamata di allarme per tutti, ma anzi una vera opportunità per accogliere in maniera egregia anche numeri notevoli di persone. Dall'altra, questa visita, per il suo contenuto spirituale, ci ha offerto l'occasione di riflettere sul significato che ha Venezia e la sua storia proprio in rapporto al dialogo con le altre culture. Non a caso il messaggio della Giornata Mondiale per il Turismo di quest'anno aveva proprio come tema quello della possibilità di aprire dialoghi e confronti fra le diverse culture. In particolare si è sottolineato come l'accoglienza, la comprensione e l'opportunità di conoscere culture diverse sia proprio una delle occasioni generate dal turismo. Sul fronte del turismo, che cosa secondo lei Venezia ha da insegnare al mondo e che cosa da imparare? Questa è una domanda molto particolare, perché come sappiamo l'attività turistica nella nostra città è frutto della coazione di tanti soggetti. Da un certo punto di vista diciamo che la nostra città ha da offrire le cose più belle che mette in campo nell'ambito di turismo, cioè la capacità di accoglienza, la disponibilità, la capacità anche organizzativa, la generosità, l'attenzione, la disponibilità. Ci sono molti valori che sono però al tempo stesso, e questo è il limite, soffocati da situazioni esattamente contrarie. Io qualche tempo fa ho detto che la nostra città è come cannibalizzata. Ecco, io credo che forse da imparare abbiamo la possibilità di scoprire come in maniera più organizzata e più concertata la nostra città potrebbe veramente godere di opportunità e chance maggiori rispetto all'offerta turistica e culturale. Dall'altro lato spero che la generosità dei veneziani non venga mai meno, e intendo sia dei cittadini che degli operatori del turismo, per cui non prevalga mai l'insofferenza verso il turismo e non la capacità invece di essere apertamente accoglienti verso il prossimo. 27 settembre, giornata mondiale del turismo, passata da poco. La diocesi ha organizzato qualche iniziativa particolare? E ne accennavo prima, questo tema della possibilità del dialogo fra le culture ci ha spinto a organizzare una giornata a livello nazionale. Il 23 di novembre noi proporremo una giornata di convegno che vuole essere l'occasione per riflettere sul significato
proprio del turismo come opportunità di confronto fra le culture. La sede sarà qui Venezia, ovviamente. Verranno a Venezia tutti i responsabili degli uffici delle diverse diocesi italiane e ci sarà anche il rappresentante della Pontificia Commissione per il Turismo, ma io spero che partecipino anche gli operatori turistici in senso lato, oltre a tutti i soggetti istituzionali, perché riflettere insieme su queste cose fa bene. Fa bene perché offre la possibilità di non rispondere all'emergenza dell'impegno o dell'attività, ma consente di guardare invece a quelli che sono i motivi per cui svolgiamo una certa azione turistica. Anche la giornata organizzata in febbraio con il Patriarca in San Marco per tutti gli operatori della cultura e del turismo lo ha testimoniato. Momenti di riflessione sono sempre un'occasione di crescita, di conoscenza reciproca fra gli operatori e anche di maggiore scambio e disponibilità al dialogo e alla collaborazione.